Konnichiwa cari Giappo Lovers, benvenuti a tutti quanti voi qui nel canale. Sono come sempre Giappo Gamer, benvenuti quest'oggi qui su Yakuza Like a Dragon per un nuovo episodio. Siamo giunti esattamente all'episodio numero 30 di questa serie, cifra tonda. Allora, prima di andare a vedere che cosa farà oggi Ichiban Kasuga e il suo gruppo, vi chiedo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella. E allora, adesso sì che possiamo andare a vedere che cosa succede quest'oggi in questo nuovo appuntamento di Yakuza Like a Dragon. Ok, allora, bene, vediamo un po', la tocca andare per di là. Oppela ragazzi, e vediamo un po' che accade qua in questa via dei ristoranti. Allora, vediamo un po'. Ci sono una marea di farabuti qua, Tutta gente per bene, vedo, Mamma mia, che zona. Non è esattamente come mi aspettavo. Già, mi sono sempre immaginato Yokohama come un posto rumoroso e appariscente, tipo Chinatown. Zitto Ichiban, idiota. Ehi, che diavolo ti è preso tutto d'un botto? Qui Chinatown non devi neanche menzionarla. La Chinatown che dici tu è praticamente un'attrazione turistica dall'altra parte della stazione. Chi vive qui è stato cacciato da quella zona molto tempo fa. Cioè, stai dicendo che c'è stata una lotta per il controllo del territorio a Chinatown? Che cosa sono, Yakuza? Non ci sei andato lontano. Dopo la guerra a Chinatown se la passavano ancora bene. I cinesi che vivono qui invece campavano di scarti. La differenza era così tanta che hanno pensato di prendersi una fetta della torta anche con le maniere forti, se necessario. Ma gli è andata male. Quei rancori sono ancora covati per molti anni e oggi come oggi sono il cuore della Liumang di Yokohama. Cavolo! In pratica quelli che vivono qui sono i discendenti della gente cacciata a Chinatown. Dopo aver perso la guerra non avevano un posto in cui andare. Dare aria alla bocca ti farà notare ancora di più della gente del posto, per non parlare della Liumang. Ho afferrato, terrò la bocca chiusa su Chinatown. Ricorda solo che ora siamo in territorio Liumang. Non dobbiamo far capire che siamo sulle tracce di Mabuchi. Inizia a chiacchierare del più e del meno, così nessuno si insospetterà. Poi, quando si presenta l'occasione di chiedere qualcosa su Mabuchi, coglila. Ci siamo capiti? Ok. Ok, bene. Vediamo un po' perché. Qua c'è una signora. Guarda, questa zona è così pittoresca. Pittoresca? Sì, gli edifici hanno un che di classico. Scommetto che potrei scattare qualche bella foto qui intorno. Non prendermi per un indugato, ma se fossi in te non lo farei. Se te ne vai in giro per il restaurant Raw con una macchia fotografica, sarebbe un male? Cioè, potrebbe farsi vivo qualche tizio con tizio poco raccomandabile? E per caso questo tizio sarebbe della Liumang di Yokohama? Eccola. Ehi, aspetta! Ma cazzo, è scomparso, ma che era un fantasma? Ma dove caspi è andata? Ok, allora vediamo un po'. Allora no, più che altro sai cosa? 59, buoni tutti. Allora vediamo un po', oggetti. Ok, no, ti do dai una taurina, va. Ok, bene così. Un altro pure a lui. E uno al nostro Ichiban. Ok. Poi abbiamo 5 su 10. Vediamo una stamina light. Ok, bene così. Del bento mangiato a metà. Vai, lo diamo a Namba, va. Carota misteriosa. Va. Seiko, tutto a posto? Ah no, è andato a darci contro una signora. Allora, via un po'. Tocca andare qua in giro per questa bella zonetta.
Qua c'è un altro signore là. Vediamo un po', parliamoci, va. Buonasera, kombawa. Hai un fisico da paura, amico. Notevole. Vero? Darò? Vero? Ah ah ah, allenarsi tutti i giorni dà i suoi frutti. E per fare il mio lavoro bisogna essere tosti. Ah, lavori. Dietro le quinte? Proprio così. Ma visto che sei al restaurant Rose, significa che sei un Liu. Lavoro a teatro. La gente pensa che sia facile lavorare dietro le quinte, ma bisogna essere in forma e sollevare tutta quella roba. Cavolo, pensavo fossi un Liu Mang. Prego. Questo è il territorio della Liu Mang Yokohama, no? Per caso sai dove si trova Mabuchi il capo? Vattene a casa, amico. Ehi, aspetta. E se ne va tipo fantasma pure quello, eh. Vediamo un po', qua in fondo c'è un ristorante, vediamo un po'. Un ristorante o giù di lì? No. Sì, sembrerebbe un ristorante, ma... ma è chiuso, cazzarola. Vabbè, peccato. Oh, là c'è qualcosa, buoni tutti. C'è qualcosa che sbrilluccica. Un chiodo, vabbè, ma che cavolo, pensavo tipo a 500 yen. Un chiodo. Ok, poi ci sta questo tizio qua, eh? Vediamo un po'. Ah, un ragazzino. Buonasera, kombawa. Allora, sono meglio i gyoza o i dorayaki? I gyoza. Meno male, va. Ok, tra i gyoza e i baozi. Sai, quelli cinesi? Quelli cinesi. Ah, ecco. D'accordo, ma quando si tratta di ripieni di frutta, ceresti melone o liu mango? Dice, eh? Liu Mango? Ah già, Liu Mango, Liu Mango, ha fatto il gioco di parole. Beh, avrai sentito parlare della Liu Mang Yokohama, no? Mamma, quel signore è strano. E se ne scappa via. Beh, ovviamente sì, fa delle domande strane. Vediamo un po' che accade. Merda, voglio parlarci almeno della Liu Mang. Figuriamoci dei Mabuchi. Beh, non si può dire che non siano leali. Dubbio arriveremo a Mabuchi di questo passo. È troppo presto per gettare la spugna. Abbiamo a malapena cominciato a chiedere in giro. Forse abbiamo ottenuto il risultato sperato, ma non è andata male. Eccala, eccala, porca miseria bastarda. Sono belli grossi questi, eh? Oh. Chissà che livello saranno. La Liu Mang? Sì, indubbiamente. Ah. Forse è meglio tornare indietro. Molto indietro. Perché? Come sarebbe a dire perché? È pericoloso per una donna. Ciotto. Oh, è pericoloso solo perché sono una donna? Dito ciotto! Davvero vogliamo metterla così? Non c'è bisogno di scaldarsi tanto. Fa come ti pare. Siete voi i giapponesi che stanno cercando disperatamente la Liu Mang? Che intendi? Siamo qui solo per mangiare. Non provate a fottermi. A che gioco state giocando? Yeah. Avete sbagliato persone. Non abbiamo la minima idea di cosa state dicendo. È la verità. Volevamo solo trovare un bel posicino dove mangiare. Guardate la faccia di Seiko. Bene, ci rimettiamo in caccia? Uè. Forza, andiamo e basta. Non ci lasceremo andare. Tanto vale smettere di... smettere con la sceneggiata. Ehi, perché fai il naso in giro cercandoci? Ditemelo subito. E va bene, sono un tipo onesto, perciò sarò sincero con voi. Il proprietario della Soap Land in cui lavoravo è stato ucciso. E pare che il vostro capo, Mabuchi, abbia giocato un ruolo nell'assassino. Perciò, ora ditemi dove si trova. Oh cielo, un po' devi essere più diretto, già che c'eri. No? Almeno ci... risparmiamo lo sbattimento di dover chiedere in giro, no? Di nuovo, lasciatemi in pace. Allora, è questo che cercate? Ehi. Eccala. Eccala. Circondati, bene. A giocare dalle reazioni sembra che Mabuchi sia davvero colpevole. Bene.
Ragazzi, siete davvero sicuri che sia il momento adatto? Ciotto. Oh, falla finita, è una vita che sono pronta. Vuoi decidere di accrescere o cosa? Spaventosa. Secondo Namba, guarda la faccia di Namba. Ehi, avvertite il tizio al Plum Garden. Ditegli di affilare i coltelli per una squagliatura. Una volta strappata la loro lurida pelle, usatela per il mangiu. Oh, un mangiu umano? Davvero creativo. È così che la Liu Mang per squagliare vive... Ah, è così che fa Liu Mang per squagliare vive le loro vittime. Ma non temete, sverrete e dimenticherete il dolore alla svelta. Sì, eh? Super minaccioso. Ora, fatti sotto. Ok, Liu Mang di Yokohama. Vai, vai così. Velo 14, ok. Vai gara, mamma mia che borsata. Vai Namba, vai Namba. Vai, fatto fuori uno, bene così. Vai Adachi, vai Adachi. Occhio, ok, quello è rincoglionito. Occhio a sto cattivone. Eh no, una donna non si tocca. Eh no, dai, bastardo infame. Ma no, dai. Vai Saeko, vai Saeko. Ok, vai così, vai così. Vai così, vai così Adachi. È quasi fatto fuori. Porca sia, ok, quello è ancora rincoglionito. E che caspita. Te che fai? Mortacci tua. Oh, più 50, grandissima. Vai così, grande, grande Namba. Ha pure recuperato i punti, bene. Fatto fuori pure lui. Ho fatto fuori anche lui, bene, rimangono due. Questo si è rincoglionito. No, ma sei ripreso, cazzarola, senza sanguinamento. No, è K.O. Saeko. Vai, vigore dell'eroe, vai così, vai così. Grandissima, resumato Saeko. Vai Saeko, tirati su, grandissima. Vai Namba, vai Namba. Vai, fatto fuori, ne rimane solo uno, solo uno ragazzi, vai. Adachi non gliela fa. Ok, una pezza gliela ha data. Ah no, dai, già sta in sanguinamento. Vai Saeko. Sì, yatta. Bene così, bene così. 1500 yen per un totale di 29.005 yen. Bene così, bene così. Punti esperienza 840. Oggetti vari, bene. Nuovo livello per il nostro Ichiban. Bene così. Nuovo livello per Namba. Ottimo, livello 16 pure lui. Nuovo livello per Adachi. Mamma mia, incredibile. E nuovo rango per Saeko. Bene. E vediamo un po' come si sviluppa la situazione. Abbiamo fatti fuori. Ecco il capoccia. D'accordo, basta così. Dov'è il nascondiglio di Mabuchi? Parla. Se dovete davvero uccidermi, fatelo alla svelta. Cosa? Non troverete un simbolo Liu Mang abbastanza vigliacco. Un singolo Liu Mang abbastanza vigliacco da tradire i nostri fratelli per così poco. Nemmeno se, se ci uccidete. Oh, stronzate. Dateci un taglio. Mamma mia che cazzotto. Cavolo, nemmeno ha cantato quando ti dice essere leali. La Yakuza dovrebbe imparare un paio di cose da questi qui. Già, quando tocchi il fondo, la realtà a volte è tutto ciò che ti resta. Sì, davvero notevole. Ma adesso come facciamo a trovare Mabuchi? Se non si fanno neanche vedere, non aprono bocca quando li becchiamo. È un peccato che non ci sia un qualche Liu Mang fetente a cui non importa di fare il gangster e che sia disposto a tradirli per un non nulla.
Vediamo un po'. Ichiban ci sta pensando. Io in realtà ne avrei in mente uno. Davvero? Ma io lo conosco, un Yumang fedente a cui non frega un cazzo di fare gangster. Ve lo ricordate? È il tizio che ha cercato di estorcerci il denaro. Oh, Zeng, è vero, anche lui è un Yumang. Chi è Zeng? Un vostro amico? Solo uno stronzo che raccoglieva il pizzo a noi al campo dei senza tetto. Ah, già, sì, sì, me lo ricordo. È fottutamente avido. Qualche banconota dovrebbe bastare e avanzare. Quindi dove lo troviamo questo Zeng? Volevo vederlo dire, ma... Ma? Eccola. Dai, che forse l'hanno trovato, mi sa che è lui. Eccolo lì, infatti. Quello spiegato dalla testa pelata è proprio lui. Dove è entrato? Mi sa che è un locale un po' losco, Non pensate di farlo così in fretta. Ci so ancora fare. È stata solo una coincidenza. Oh, avanti. Non me la puoi concedere la soddisfazione ogni tanto? No. Zeng, mi è sembrato un tipo tosto. Non giocare un libro dalla copertina. Più fanno i gradassi, meno ce l'hanno lungo. Ehi, riesci a capirlo solo guardandolo da dietro? Più o meno, ma perché gli stai agitando tanto? Andiamo a parlargli. Ok, allora, bene, in salvataggio. Dobbiamo entrare qua, però me devo cercare un attimo un ristorantino per prenderci un attimino, vediamo un po'. Eccola, ci sono pure altri tizi, cazzarola, vabbè. Uno qua può stare mai tranquillo. Buoni sospetti, vabbè, fatevi sotto. Ma ha caricato un... Ma che cazzo ha fatto? Vai Namba, vai Namba, vai quei piccioni. Grandissima Saeko. Vai così, fatto fuori, manco solamente due. No, no, no. Vai così, fatto fuori, mamma mia, calcioni. Occhio. Mortacci tua, che tiri la sabbia. Vai, prendi questo così. Vai Saeko. Yosh. Vai così. Ok. 1000 yen, buoni buoni, 30.000 yen, dai, voglia qua a mangiare. Cerchiamoci un ristorante. Ma ce ne sono altri là. Ma non c'è un ristorante qui? Ah, qua dentro possiamo comprare qualcosa. Vediamo un po'. Vediamo un po'. No, ma non funziona. Ma che cavolo. Ma che shop? Ma che negozio? No, ma che è sto Matteo? Altri buoni sospetti. Vabbè, ma che caspita. Vai Saeko. Colpisci così, bene, brava. Cacci tua. E vabbè. Fai così, grande Namba. Fatto fuori, fatto fuori. No, lasciate stare lei. 74 ho tolto. Fatto fuori, bene così. Grandissima Saeko. Vai coi piccioni. Magnatevelo. Ok. Ne è rimasto solo uno. Ok. Altra vittoria. Bene così, bene così. Altri 1000 yen. Ma non ci sta nessun ristorante da queste parti, cavolo. No, eccolo qua, eccolo qua. Yoronaki Isezaki Road. Ok. Mushi mushi.
Allora, quelli se ne vanno per di là, ok. Siamo sulla strada principale di Sezaki. Ah, qua sotto, qua sotto. Ok, andiamo a mangiare qua. Ma siamo, mi pare che siamo già stati una volta qui. Dai, una mangiata ce la facciamo, dai. Così miglioriamo anche il gruppo. Benvenuto, allora ci dal menu. Allora, che ci mangiamo, ragazzi? Allora, vai con gli spedini, basso gli spedini. Vai, spedini per tutti. Sperlano con uova di pesce. Che pesce è lo sperlano? Vai di edamame pure. Ma yakisoba salati con olio del Sichuan, quindi direi belli piccantelli. Ma sì, dai, poi una bella birra. Dai, mangiamola grande, dai. Ordiniamo. Itadakimasu. 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 Vai, tutti in gruppo, bene. Ok, bene, bene. Vi siete ripresi? Ottimo così, bene. Grazie mille. Prego, do i tashimashite. Bene così. Oh, scusa Seiko. E andiamo a star cinese, va? Dopo una bella mangiata che ci stava tutta. Mushi mushi. Sumimasen, domo. Vediamo un po' questo che c'ha da parlare. Non risponde, è solo un ubriacone. Vabbè, ok. Penso fosse una delle missioni secondarie. Oddio, scusi signora, Sumimasen. Ci sono altri là, però sinceramente non è manderebbe proprio di combattere. Abbiamo appena mangiato, cavolo, vediamo un po'. Usciamo fuori dal loro radar. No, vediamo un po' dove caspita stava. Ma qua? Ah, sì, sì, sì. Era qua sopra, qua sopra. Va bene, ok. Bene così, bene così. Altro episodio direi andato a buon fine. E allora, cari giapponesi, eccoci qui nel menu dei titoli di questo Yakuza Like a Dragon. E allora anche questo episodio numero 30 volge a termine. Se vi è piaciuto vi invito a lasciarmi più like possibili, ovviamente commentate, condividete con i vostri amici in lungo e in largo, seguitemi nei vari social dove potete anche contattarmi per farmi a qualsivoglia domanda e domande sui giochi giapponesi. Potete farlo tramite i miei social, vi risponderò non appena possibile. E i miei social sono i seguenti, ovvero pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram, basta schiera JappoGamer, e mi trovate agevolmente. In più vi invito come sempre ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanella per rimanere semplicemente aggiornati con i miei video in uscita quotidiana. E infine ricordo anche il mio blog personale su WordPress, dove di tanto in tanto scrivo news e recensioni varie sui giochi che riesco a portare a termine sul canale. Lo potete fare seguendo il link giappogamer.home.blog. E allora, cari giappolovers, io vi ringrazio uno a uno per essere stati fin qui, e dal vostro giappogamer per il momento è tutto. Matane, e ai prossimi episodi.